quindicesimo anno del campo di formazione di Boves, il campo di formazione per tutti i ragazzi del movimento di ACMOS e non solo, perché quest'anno abbiamo avuto come ospiti e come parte attiva del campo tutti i ragazzi delle associazioni italiane che fanno parte della rete che stiamo cercando di costruire. Abbiamo cercato in questi giorni di ragionare sul senso che per noi ha l'Unione Europea, sia a livello personale, quindi quanto l'Unione Europea c'entra con la nostra vita, quanto questa struttura che è sopra le nostre teste ci riguarda e coinvolge tutti gli aspetti pratici della nostra vita. Abbiamo dialogato proprio di queste politiche e del futuro dell'Unione Europea con alcuni ospiti. In tempi di pace si rischia di dare per scontata la pace e non avvertire quindi come urgente il bisogno di cambiamento, e questa tensione morale è alimentata, non garantita, dal collettivo di un movimento e dalla capacità di questo movimento di produrre azione. Collettivo più azione uguale tensione permanente che alimenta questo bisogno di pace, di giustizia, di libertà, senza attendere che il trauma di una violenza collettiva subita produca dei cambiamenti. Bisogna avere il coraggio di superare gli interessi nazionali e ragionare a voce, con una voce sola, che sia una voce molto autorevole. E questo non è il problema, non è di chi rappresenta quella voce, della persona che la rappresenta, ma dell'autorevolezza dell'istituzione Europa. Sostanzialmente di camminare insieme, di continuare a costruire insieme questo movimento nazionale, cercando sempre più di darci strumenti, occasioni di incontro e di lavoro insieme. Ci siamo richiamati all'importanza di fare esperienze insieme, di fare viaggi, di darci dei momenti anche simbolici come il 25 aprile per rincontrarci e ragionare insieme e costruire insieme questo senso di cittadinanza italiana ed europea.